Com'è difficile provare a scrivere una lettera a se stessi. È più facile parlare degli altri. Ma credo che nella vita arrivi prima o poi quel momento in cui ognuno di noi si trovi a dover giudicare se stesso, le proprie scelte di vita, i propri errori, a fare autocritica. Io odio me stesso, non mi perdono per la vita balorda che ho condotto, per le scelte sbagliate che mi hanno portato ad una condizione di marginalità e devianza. Nonostante diversi percorsi comunitari, 5 anni di carcere e una decina di ricoveri in reparti psichiatrici, non riesco a capire perché mi faccio ancora del male. Credo che sia una condizione psicologica, una sorta di marchio di fabbrica con il quale uno nasce e nonostante uno provi a cambiare, lui alla fine ti riporta sempre all'origine, a ripetere sempre gli stessi errori, perché tu in fondo funzioni così. E pensare che i miei genitori mi avevano insegnato a rispettare me stesso e il mio corpo, ma con il tempo sono venuto meno a tale insegnamento e ho scelto la strada del male. Quanto mi sono divertito, quanta foglia ho toccato con mano, con quanta facilità si può perdere tutto. Il bene? Che cos'è per me il bene? Concetto troppo complicato, meta troppo faticosa da raggiungere. Per me è sempre stato difficile adeguarmi alle regole di una società che ho sempre detestato fin da ragazzo. Forse qualche anno fa avrei avuto ancora una possibilità, ma dopo la morte di mia madre nulla ha avuto più senso. Lei per me era la mia ancora di salvezza. Ora sono attanagliato dai sensi di colpa. Lei mi è stata vicino fino all'ultimo dei suoi giorni. Ricordo ancora una sua frase che ripeteva spesso: «Se stai bene tu, sto bene anch'io». E ora la sua morte ha spento le mie emozioni. Se oggi non fossi qui al Cufrad, tra il bene e il male avrei scelto il male. Alla fine è la condizione esistenziale che conosco di più. L'odio che ho sempre provato verso me stesso mi ha spinto a scegliere relazioni sentimentali malate, dove l'unica cosa che ci teneva legati era la sostanza, e gli unici momenti in cui sentivamo di avere qualcosa in comune era quando ci facevamo insieme e condividevamo le sensazioni vissute. Tutto il resto era una costruzione artificiale indotta dalla sostanza. Quando ho cominciato a odiare me stesso? Che domanda? Non so rispondere. Tutto forse è nato da un corpo, un carattere, una personalità che non ha mai ricevuto amore e attenzione da parte mia. Sono stati maltrattati, schiavizzati, sfruttati per ottenere un amore che io non ho mai provato per me stesso. E il disprezzo che sentivo per me mi ha spinto a riempire questo corpo di tutta la spazzatura che la società può offrire a persone che si vogliono fare del male. Droga, alcol, sesso a pagamento, spaccio, rapine, gioco d'azzardo. La sofferenza che provavo in seguito a tali condotte mi portava ad autoferirmi per far defluire il dolore che bruciava sotto la mia pelle. Ora ho 50 anni e mi trovo di nuovo in comunità. È tutto così difficile, perché qui non ho quei mezzi che usavo quando ero fuori e stavo male, quando sapevo dove andare e chi incontrare. La vita in comunità mi ha chiesto di reimparare quell'educazione al rispetto verso me stesso insegnatami da mia madre anni fa. E l'imbrunire. Sono davanti a una finestra di questa comunità che mi ha dato l'ennesima possibilità di vita e rivedo me stesso seduto al tavolino di una discoteca, ubriaco perso a 40 anni, che cerca disperatamente di divertirsi in mezzo ad una folla di ragazzini che mi guardano straniti per la mia età. E non riesco a sorridere, provo solo tanta sofferenza per questa vita buttata. Caro me, sei arrivata a un punto della tua vita dove non puoi più trasformarla e cambiarla, ma giorno per giorno puoi ritrovare la serenità, il piacere di rimetterti in cucina, di interagire con altre persone, di sorridere e divertirti in maniera sana. Vedi, la strada del bene non è poi così spregevole come pensavi, ma i rimpianti ora non ti servono, perché dove ti hanno portato, ti ricordi? In fondo all'abisso. E non vuoi commettere lo stesso errore, allora combatti per il tempo che ti rimane, sii orgoglioso e fiero per gli sforzi che stai facendo. Questo corpo ha bisogno di riempirsi di cose buone. Tempo fa ho letto una frase che mi ha colpito molto: prendersi cura di noi vuol dire avere considerazione di noi stessi, ascoltare i nostri bisogni, riconoscere che esistiamo e che occupiamo un posto nel mondo, che abbiamo il diritto di stare bene e di raggiungere il benessere in tutti gli ambiti della vita. Vedi, mamma, ora sto iniziando a stare bene.